Bentornato. Oggi è giovedì 3 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Sesso e sentimento sempre abbracciati. Lucidi e operativi sul lavoro, come conviene agli stacanovisti del vostro calibro, testa sulle incombenze tutto il giorno, pausa veloce solo per un panino per concludere prima e regalarvi uno stacco dopo una giornata così pesante. Il mercoledì è sempre uno spartiacque impegnativo, senza contare che è quello delle ceneri, inizio della quaresima e della penitenza, che voi poveri cuccioloni scontate ovunque, casa, lavoro, finanze. Poca voglia di cinema e di vita sociale. La carrellata di eventi forti che impegna tutto il telegiornale vi mette in allerta, saggio perciò spegnere e rilassarsi con lo yoga, inviando input e pensieri di pace al pianeta. Alternativa sempre interessante, l'abbraccio affettuoso dell'amato bene, con la luna acquatica e Marte e Venere armonici sesso e cuore filano d'amore d'accordo che al solo vederli fa piacere. Suspense nella conquista. Qualcuno vi intriga ma la sua area dark non vi convince del tutto, il ruolo del bel tenebroso è riservato a voi. Una svolta decisiva in amore che può essere la costituzione di una nuova coppia o il consolidamento di una nata in precedenza. Un colpo di fulmine, un amore che sboccia improvviso e dirompente. Le persone che incontreranno i single saranno motivate, giuste, equilibrate e potrebbero essere realmente interessati a un rapporto di coppia. Oggi prendete voi l'iniziativa in amore e cercate di portare una ventata di aria nuova nel rapporto, se siete in coppia, oppure di offrire nuovi stimoli a chi vi è caro se siete single. Qualcuno vi osserva interessato al vostro mondo, tuttavia la situazione potrebbe risultare complicata se non date un piccolo aiutino a farsi avanti e presente. Le vostre poche risorse oggi impegnatele per cose concrete. Non disperdete sforzi e risparmi per correre dietro alle chimere. Siate concreti. Oggi vi sentirete in colpa senza una vera e specifica ragione, non contate particolarmente in giornata su amici e conoscenti per capire se siete nel torto o nella ragione. Non esitate di fronte alla strada da prendere, a volte bisogna sapersi fidare dell'istinto, senza pensare troppo. Si prevedono grandi novità in campo sentimentale. Oggi iniziate a pensare seriamente a risparmiare e a mettere qualche piccola somma da parte. Vi servirà nei momenti di crisi. L'amore non è bello se non è. Forse però adesso state esagerando con le discussioni. Datevi una calmata. Esigete spiegazioni e anche dettagliate su un comportamento che vi sembra strano. Potreste conoscere una verità che ignoravate. Ottime notizie per l'amore, messaggi. Telefonate e sguardi oggi renderanno la vostra giornata luminosa e piacevole. Tranne i nati di domenica che avranno qualche difficoltà nella comunicazione con il partner o con la persona che amano. Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata. Fare nuove conoscenze potrebbe allargarvi gli orizzonti e addirittura offrirvi delle nuove inaspettate visioni di vita. Se qualcuno si è sentito allontanato in questi ultimi tempi, o non ha avuto i riconoscimenti che credeva di meritare, può cominciare a preparare il suo ritorno in campo. In questa giornata potete lasciare da parte i dettagli e dedicarvi ai lavori più impegnativi. Si apre una giornata ancora discreta per voi Scorpione, gratificati appieno dai transiti di Giove nel segno amico dei Pesci, benefico per il vostro segno. Tutto quello che succede in questo momento ha una connotazione diversa, illuminata da una luce potente, che infonde ottimismo, slancio e quella componente di allegria tanto positiva per il vostro temperamento un po' umorale e, a tratti, tendente al malinconico. Assecondare le vostre inclinazioni, questa è la parola chiave da non scordarvi mai, questo lo slogan che potrà aiutarvi a mettere a segno molte vittorie sotto vari punti di vista in questo mese. Cari Scorpione, la luna è dalla vostra parte e questa è sempre un'ottima notizia, in particolare per l'amore. Cercate di non essere troppo critici con voi stessi e con il resto del mondo. Attenzione anche a possibili problemi finanziari, limitate le uscite se potete.
ti senti un po' sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica. State già avendo la meglio su alcune questioni, quindi non dovreste accentuare la vostra preoccupazione. Siete sulla via della risoluzione, dunque provate a rilassarvi nelle situazioni che ve lo permettono. La famiglia vi saprà dare quella serenità e quel calore di cui avete bisogno, per affrontare al meglio anche le prossime giornate. In serata cercate di svagare la mente con attività creative. Giornata magica questa per voi, in barba ai telegiornali allarmanti e alla gente nervosa che vi gravita attorno, anche voi lo sareste in altri momenti, non fosse che il sole, la luna nuova e Giove lavorano a vostro favore accarezzandovi con un trigono rasserenante, quasi una seduta di yoga o di zen. Lasciatevi ispirare dalla bellezza e dall'amore, il vostro lato creativo ha tanto da dire e da dare. Amore ed Eros. Romanticissimi, mano nella mano a contemplare un cielo stellato. Risultato, o si indulge nella fase tenera, fino a fermarsi lì, oppure la si salta a pie pari, passando subito a quella erotica, intensa, calda e sorprendentemente trasgressiva. Dolcissimi i pupi, da coccolare. Se ancora un erede non c'è affrettatevi a prenotare la cicogna. Magari vi farà la doppia sorpresa, recandovi non un solo fagottino ma due. Preoccupatevi soprattutto del criticismo, a volte eccessivo, nei vostri confronti. La persona che amate sarà indubbiamente di cattivo umore e troverà diverse occasioni per attaccarvi. Affrontatela e parlate. Giove, Sole, Nettuno viaggiano nei pesci e promettono una bella ventata di freschezza, forza comunicativa, simpatia in campo emotivo, da condividere con chi più vi piace. Molto favoriti i single che abbiano il desiderio di conoscere gente nuova, di sperimentare, di trovare nuovi contatti. Il vostro astro governatore, Plutone, vi assiste donandovi grinta e sicurezza in voi stessi. In particolar modo se siete nati dal 13 al 16 novembre. Lavoro e denaro? Occhi puntati sugli investimenti, le cose vanno benino ma reclamano da parte vostra più attenzione e spirito di iniziativa. Non demandate ciò che di fatto spetta a voi, gli altri vi possono consigliare, ma l'ultima parola è vostra, lasciate parlare la creatività. Attenzione oggi! Perché qualche cosa potrebbe portarvi verso una piccola crisi personale e professionale, questa potrebbe essere provocata da una persona che agisce contro di voi. Allarghiamo oggi lo sguardo sulla musica pop e domandiamoci come lo Scorpione vive l'esperienza canora. Ebbene ecco la passionalità, lo slancio, il gusto della provocazione che il vostro segno si muove. Un esempio calzante è il disc jockey David Guetta. Benessere. Informissima, nulla che non vada. Anche gli ormoni girano a mille, segno che siete nel pieno delle forze e del vostro potere spirituale, se la mente è in ordine, anche il fisico ne giova. I tuoi sentimenti ti guideranno se li lascerai fare. C'è la tentazione di percorrere la strada più semplice, ma sarebbe nel tuo interesse iniziare ad aprirti a qualche ostacolo per metterti alla prova. Per lei, adorate i vostri figli. Ma stavolta prendete posizione, in discussione un weekend da soli, sarete chiocce ma non vi sentite tranquille, in fondo sono ancora ragazzini. Per lui, tenera è la notte, densa di sensazioni e profumi, se non riuscite a dormire, pazienza, vorrà dire che non vi perderete lo spettacolo meraviglioso di un'alba quasi primaverile. Colore delle emozioni, blu cobalto. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.